Siamo a Macallè, in Tigrai, dove c'è questo conflitto ormai da qualche mese. Siamo in uno dei tanti campi che ospitano i rifugiati, gli sfollati dalla zona del nord del Tigrai. Ci sono tantissimi bambini, solo questo campo sono circa 1500 che vivono in condizioni terribili eppure non perdono la voglia di sorridere. C'è bisogno di tutto. Quando tornerò a Roma ovviamente ci sarà un appello a tutte le volontarie, i volontari e i comitati di Croce Rossa per supportare questa che è una delle più terribili emergenze umanitarie degli ultimi anni. Non bastava il Covid, dove come vedete le protezioni non ci sono, quindi manca tutto. Noi siamo abituati a dare per scontato anche i dispositivi di protezione, qui non ci sono, ma manca il cibo, mancano le medicine, gli ospedali non funzionano perché non hanno medicine, non hanno attrezzature che possano curare i pazienti. Lì vedete c'è Simona, la nostra delegata, che per un anno adesso vivrà qui in Etiopia e con la quale comunque continueremo a supportare questa gente che ha un bisogno infinito. Eh.